oggi di nuovo nel mio studio e non ho trucco sugli occhi perché ho fatto il lash lift stamattina e quindi devo lasciarlo riposare per 24 ore. Ma a parte questo, ho la base però, ho la base perché almeno vi ho risparmiato questo. Comunque, oggi voglio fare video spacchettamento, vi faccio vedere tutte le cosine che mi sono arrivate ultimamente. Sono delle novità pazzesche dei brand miei e vostri preferiti. Quindi state pronti perché ho tante 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 cosine da aprire, da spacchettare con voi. Mi è arrivato questo super pacchetto, è tipo una valigetta da Benefit. Anche Benefit ha sempre dei pacchetti carinissimi, loro sono troppo forti. E qui ci sono, allora ragazzi, approfitto per parlarvene. Qui c'è il The Porefessional ed è il nuovo primer simile al classico The Porefessional che io amo, però questo è perlato. L'ho provato una volta in video con voi, mi era piaciuto molto e vi devo dire che lo sto usando ogni giorno. Inizialmente era un po' titubante perché i primer perlati, non fatti proprio per le pelli miste, grasse eccetera, mi fanno sempre un po' venire il dubbio che magari poi mi ritrovo lucida come la solita palla da discoteca che io menziono nei miei video. Invece con questo non è così perché mi dà un po' di lucidità al viso perché non sia troppo matte, proprio cenere, però non mi rende la pelle lucida ed è un vero e proprio primer come il cugino, il fratello The Porefessional normale, quello con la scatola verde. Poi ci sono la Hoola in versione mini e il Dandelion, anche questo in versione mini. Io amo i mini size, amo. Poi c'è il Bad Girl Bang sempre in versione mini, grazie al cielo perché l'ho finito quello che avevo in versione mini. E poi c'è il Cabrow, il gel per le sopracciglia. E poi c'è il Precisely My Brow Pencil, invece la matita per le sopracciglia. Non so che cosa sia questo, ma adesso andiamo a vedere. Penso siano le varie istruzioni. Ta-da, ta-da, eccoli qua! Ci sono tutte le card per... aiuto, ci sono tutte le card per spiegare i prodotti all'interno. Che figata! Che figata, io amo Benefit per tutte queste illustrazioni che fanno. Mi ricordo quando è uscita per la prima volta a Trieste, mi perdevo per delle ore al loro stand e poi tipo al massimo riuscivo a prendere una matita, però era tipo tantissimo e quindi cioè per me è pazzesco poter ricevere tutto ciò, ragazzi. Poi da Benefit in realtà mi era arrivato un altro pacco e qui sto andando proprio a scavare, notare, per trovare i prodotti. Non so se già ve li avevo fatti vedere questi o no nell'ultimo video spacchettamento, ma non credo. Allora qui ci sono... ok, io avrei un aneddoto da dirvi su questi prodotti, ma non posso, ma lo scoprirete molto molto presto e sarà una cosa pazzesca. Allora, penso di averli presi tutti, tutte le tonalità. Sì, ci sono i 3... ce la posso fare, ci sono i 3D Brow Tones e c'è... ci sono tutte le colorazioni, c'è il magenta, il rich purple, il copper, deep teal e deep blue. E sono, non so se li conoscete già questi, perché sono nuovi. Questi sono dei mascara per sopracciglia, diciamo così, però ti danno... cioè questi colori, non dovete spaventarvi perché non sono colorati, sono di tonalità neutra, quindi diciamo un castano, però ti danno un sottotono con un minimo di sottotono di colore che fa sì che non si noti tantissimo quando uno ti vede, non è che le sopracciglia colorate, ok? Però, per esempio, se io vado ad utilizzare rich purple o magenta perché ho gli occhi chiari, mi vanno un sacco a far uscire il colore dei miei occhi, ok? Quindi sono una figata, provateli questi se li trovate da Sephora o Stand Benefit, provateli, fatemi sapere perché secondo me sono una figata. Poi forse è un po' tardi per farvi vedere questo questo pacchetto, questa cosina che mi è arrivata da Corf Milano, ma ci tengo perché in realtà ho usato molto i solari di questo brand, perché in realtà ho aperto il pacchettino e ho tirato subito fuori due solari che mi servivano tantissimo, però li ho tenuti comunque lì per farveli conoscere, perché allora io questo brand non lo conoscevo, se non sbaglio si trova in farmacia, però mi sono trovata, ragazzi, benissimo con le loro creme spray e ne ho parlato anche nei miei video, non so se alle Maldive o
nella casa in piscina, ma ho usato tantissimo il 50 e la 30, così. Questo invece è l'olio corpo capelli, io ho usato quello normale per il corpo. Sia la 50 che la 30 sono pazzesche. Perché? Perché, vabbè, oltre al fatto che ovviamente protezione alta, io uso sempre solo la 50 o la 30, però la 30 riapplicandola molto spesso, mi è piaciuto molto il fatto che non si debba andare a spalmare la crema, cioè questo qua è un vaporizzatore, si tiene premuto, si spruzza ovunque e la crema c'è, non unge, non si vede bianco neanche sulla crema 50, non è bianca, figata, è tipo la prima che trovo che è davvero così trasparente, nonostante abbia un filtro protezione così alto, e non bisogna spruzzarla, è facilissimo perché la posso applicare anche sulla schiena da sola, e mi è piaciuta davvero tanto, volevo farvi conoscere questo brand. E poi ci sono all'interno altri prodotti che non ho utilizzato, cioè il gel viso 30 e 50 più, molto interessante questo, perché ho usato solo i solari per il corpo, e poi appunto c'è questo che è il olio corpo capelli, corpo capelli figata, però anche per proteggere i capelli, in realtà non li proteggo mai dal sole, sbagliato mi sa, e poi c'è mousse corpo dopo sole, ok, quindi un idratante per il corpo dopo sole, e poi ci sono due creme, anche il bigliettino per Nicole, ci sono due creme, gel viso Sun Secret, maschera viso dopo sole gel, figato, quindi gel deve essere anche rinfrescante, ci piace, e poi gocce dopo sole idratanti ed antirughe, anche queste dopo sole, figata, mi è piaciuta, sì, mi è piaciuta talmente tanto la loro crema per il corpo, ho fatto fuori due flaconi alle Maldive, ho portato quella 50 o 30, perché avevo già finito la 50, insomma, mi sono trovata benissimo, e quindi sono molto curiosa anche di provare il resto dei loro solari, vi dirò la verità. Poi arriviamo a questo super super regalo che mi è arrivato da Fenty Beauty, ragazzi, cioè notare, e tra l'altro il giorno prima di ricevere questo pacchetto ero da Sephora, e no, in realtà questo pacchetto mi è arrivato quando ero alle Maldive, però l'ho aperto dopo essere stata da Sephora e aver visto questi prodotti ed ho pensato, cavolo che figata, sono tutti sbrilluccicosi, li testavo con The Mesa e poi ho scoperto che li avevo a casa in un pacchetto, quindi super 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 sorpresa, grazie Fenty Beauty. Questa, lo sapete, è la linea di make up di Rihanna, penso che lo sappiano anche i muri, non so se si riesce a vedere bene in videocamera quanto sia glitterosa e sparkly questa scatola, che tra l'altro è a forma di diamante, notare, molto figa. All'interno ci sono questi tre prodotti della nuova linea, ed è notare che io questo kabuki lo avevo visto da Sephora e pensavo che figata, è rosa, e poi ce l'avevo a casa, e tra l'altro non solo le setole sono rosa, ma anche il corpo in sé del kabuki sono è tipo un rose gold chiaro, molto 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 bello, e le setole sono super 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 soffici, super morbide. Questa è una cosa che guardo sempre nei pennelli, perché se sono troppo rigide o comunque medie come morbidezza mi aggrediscono la pelle, non posso usarli. Poi c'è il Diamond Bomb All Over Diamond Veil, aiuto, c'è questa polvere, e poi c'è il quest'ultimo invece è il, sto facendo un po' di difficoltà, notate, quest'ultimo invece è il Gloss Bomb. E allora, il Diamond Bomb è una polvere di diamante super 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 glitterata, e poi c'è anche appunto il Gloss Bomb, anche questo super 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 sbrilluccicoso, li ho provati entrambi da Sephora, a notare. Poi una nuova cosina mi è arrivata anche da Rimmel. In realtà, notare, quando mi è arrivato io pensavo ci fosse scritto MAM e ho detto ma la festa della mamma non è adesso, poi mi hanno fatto notare che in realtà era wow, cioè rendiamoci conto, e all'interno c'è, non sto scherzando, è vero, e all'interno c'è il nuovo mascara Scandalize che si chiama appunto wow, non mam, e lato concavo volumizza, lato curvo definisce, molto interessante, andiamo a vedere questo scovolino com'è. Allora, il packaging è molto tipico di Rimmel, mi ricorda un po' il Lash Curler di Benefit, perché è anche questo incurvato, e in generale i mascara così con questa curvatura mi piacciono molto, alzano un sacco le ciglia, e quindi sono curiosa di provare questo, devo dire la verità, Scandalize, quindi insomma avrò delle ciglia pazzesche, preparatevi. Poi ragazzi, poi uno dei miei brand preferiti al mondo, mi è arrivato questo pacchetto
da Dior e all'interno, ho già sbirciato naturalmente, non ce la facevo, e all'interno c'è la nuova collezione autunno, andiamo a vedere adesso insieme. Allora c'è il Dior Skin Nude Luminizer ed è una polvere shimmer, packaging molto carino di Dior, e andiamo a vedere. Wow, questa è, sì, è proprio, mi sa proprio che è oro rosa, che figata. Questa deve essere pazzesca, non è glitterata ma è molto molto metallizzata, quindi è stupenda questa, devo dire la verità, sia il packaging che il colore sono, cioè sembrano pazzeschi. Poi c'è il Rouge Blush, ok, questa è quindi una polvere blush, packaging, e vediamo assieme il blush. Ah, beh, devo dire che è un colore portabile, eh? Devo dire che è un colore anche abbastanza chiaro, quindi posso usarlo tranquillamente, ed è opaco, cosa che io amo nei blush, detesto i blush con pearlescenza, glitterini, qualsiasi roba nei blush e nelle terre, no, grazie. E questo, grazie al cielo, è matte. Poi, ci sono due smalti, il numero 531 ed il numero 851. Allora, c'è Hot, che è il 531, che è questo bellissimo, e un arancio autunnale con glitterini dorati. Ragazzi, per la prima volta nella mia vita sono riuscita a descrivere un colore in modo decente, e tra l'altro molto molto bello questo. E poi il 851 invece, Rouge and Diable, e questo rosso, sì, è quasi un vinaccia scuro, molto molto autunnale, ovviamente è la colazione autunno, si vede che ho fame, la collezione autunno, quindi sono appunto colori molto autunnali. E poi, vedo un'altra polvere e una palette, ragazzi, una palette ombretti, ta-taran, ta-taran, 5 colori, e questa è la numero 087 Volcanic, super packaging. Wow, vabbè, questo arancio al centro mi fa impazzire ed è fichissimo, e anche i due marroncini mi piacciono molto, purtroppo i grigi non mi stanno per niente bene, se avete gli occhi scuri questi grigi vi staranno da Dio, a me invece piacciono moltissimo questi tre colori qua, davvero davvero, cioè questo arancio è fantastico per l'autunno. Poi altra cosina che c'è parte di questa collezione è il Rouge Dior Liquid Metal, il colore è 784 Red Lava. Oh mio Dio, è davvero davvero stupendo, è un rosso metallizzato scuro, molto autunnale anche questo, però fa parte dei rossetti liquidi che conosco molto molto bene, quindi so che è anche molto scrivente e molto... che ha una buona durata, ecco, se mi vengono i nomi magari. Dopo pacchetto mi è arrivato anche da Pupa, palette del mese, Bright Violet. Ta-da! Vediamola assieme, perché non l'ho aperta, sono ancora tutto in questo pacchettino. Ci sono due matite multiplay e la palette. Eccola qua, la Makeup Stories Bright Violet. Apriamola assieme. I colori che vedo dietro sono tutti molto sui toni del viola, ovviamente. E molto bello il packaging, molto molto carino, così metallizzato, e i colori, anche i colori all'interno sono pazzeschi, ragazzi, specialmente questo dorato che sembra una pepita, oddio, e ha dei micro glitterini rosa, no vabbè. E poi ci sono due matite multiplay, c'è la 73 e la 77, la 73 è un po' più un marroncino bronzato, e poi la 77, che calcolate che io descrivo i colori un po' alla Nicole, e poi c'è la 77 che è invece un po' più viola, ma sempre colori abbastanza neutri, mi piacciono molto le matite multiplay, mi sono sempre piaciute, sono molto scriventi, I like them. E poi, allora, poi mi è arrivato questo pacchettino da Veil Weightless Beauty, una base opacizzante e touch up, cioè packaging carino. E oh mio Dio, allora io non so che cosa aspettarmi da questa cosa, è blu e azzurro, non so se si vede in, perché ho queste luci sparaflesciose, è veramente azzurro blu, ok? E qui sotto c'è la spugnetta
e non so che cosa aspettarmi da questo prodotto. Non ho mai provato un primer azzurro blu che poi serve anche per il touch up durante il giorno, e però lo proverò, e se mi vedrete blu come un puffo nei prossimi video saprete perché. Poi mi è arrivato da Max Factor, pacchettino tutto dorato, mi arriva, che figata, c'è scritto, allora, Nicole Max Factor. Io, insomma, non è un segreto che io abbia un po' una fissa leggermente esagerata per le cose che hanno su il mio nome, quindi quando vedo una roba con il mio nome, ah, per me è la roba più bella del mondo. Oddio, no, vabbè, non ci posso credere. Allora, c'è il mascara Fall Slash Epic con il mio nome, c'è il Healthy Skin Harmony fondotinta fattore protezione 20 con il mio nome, e c'è il rossetto, indovinate, con il mio nome. No, vabbè, io impazzisco. È una figata, è davvero una figata. Tra l'altro non mi arrivano spessissimo prodotti Max Factor, però devo dire, Max Factor quando arrivano sono top. E poi arriviamo all'ultimo, ma non per questo meno importante, pacchetto, ragazzi e ragazze. Questo ve l'ho fatto vedere su Stories ed è il Happy, però non so mai se chi mi segue su YouTube mi segue anche su Stories, chi mi segue su nei post mi segue anche su Instagram, mi segue anche su YouTube, non lo so, fatemelo sapere. E questo è il pacchetto che ho ricevuto per il 20° anniversario di Too Faced, infatti sembra una torta, vabbè, Too Faced come packaging devo dire è imbattibile. All'interno, tada! Aiuto, cade tutto. E all'interno ci sono, ah no, in realtà c'era anche la palette grande glitterata che però io ho già tirato fuori dal pacco, ups. E poi ci sono, me l'avete già vista perché ve l'ho già fatta vedere con gli ultimi arrivi da Sephora, c'è il, uno dei miei mascara preferiti di sempre, il Better Than Sex. Questo però è glitterato, infatti è l'edizione birthday, è l'edizione compleanno. E poi ci sono, quello per cui sono più entusiasta, anche se anche la palette è molto figa, però insomma già l'avevate vista, ci sono tutti i Metallic Sparkle Lipstick, tutti straglitterati, ragazzi, e ho tutto il range di colorazioni che vanno dai colori più pazzi tipo viola, blu, al dorato, all'argentato. Cioè io devo troppo aprire questo, questo è Bionic, questo argentato però con un sacco di duochrome, cioè secondo me, oh mio Dio, anche il packaging è fichissimo. No, vabbè, allora io non so se potrebbe mai starmi bene una roba del genere, però il colore sembra pazzesco. E tra l'altro il logo che si vede sul rossetto è il logo che aveva Too Faced quando hanno fondato il brand, quindi il loro logo vintage, diciamo. Che figata, wow. Sono andata a recuperare la palette, eccola qua, l'avevate appunto già vista con gli arrivi di Sephora, però è davvero qualcosa di stupendo, super super glitterata e rosa, cioè questa sono io. E all'interno ci sono tantissimi tantissimi colori, questi sono praticamente gli originali colori che avevano lanciato con la loro prima palette se non sbaglio, infatti c'è anche il logo Old Style. Questi invece sono praticamente gli stessi colori però reinventati in chiave moderna con il logo moderno di Too Faced. Niente, ragazzi e ragazze, questo per oggi è tutto. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di questo video haul. Io sono troppo indecisa per potervi dare una risposta. È stato un video spacchettamento pazzesco perché c'erano un sacco di cosine che non vedevo l'ora di avere tra le mani. Adesso ci giocherò un sacco. Quindi oggi, allora, voi questo video lo vedrete domani che è mercoledì. Scusatemi se lunedì e martedì ho skippato video, ma erano gli ultimi due giorni che The Mails e Vic erano qui da noi, e quindi ho voluto passare un po' più di tempo con loro e ho trascurato voi. Perdonatemi, non sparisco più, promesso. Comunque ci vediamo domani con un super nuovo video. Io vi mando un mega bacio. A domani, ciao!